Sì, lo so cosa starete dicendo, cosa starete pensando, ma Liprandi, al 14 di agosto, non può starsene in spiaggia, stare in una piscina, andarsi a fare una passeggiata in montagna come fanno tutti i cristiani, tutte le persone normali, invece di star qua a parlarci di copyright. E invece no, questi giorni, visto che per motivi vari le mie vacanze, il mio viaggio vero si è spostato verso fine agosto, questi giorni me li sto prendendo per riflettere e fare cose, portarmi avanti. E purtroppo il destino ha voluto che il famoso decreto di recepimento della direttiva copyright, che si stava attendendo ormai da mesi e che è stato in ritardo, nel senso che la scadenza doveva essere 7 di giugno, è andato lungo probabilmente per questioni relative alla gestione della pandemia, bla bla bla. Poi magicamente, quando la Commissione Europea ha paventato l'avvio della procedura di infrazione, magicamente il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 di agosto, quindi la scorsa settimana, ha approvato una bozza del decreto legislativo che dovrebbe recepire la direttiva copyright e inserire una serie di articoli molto ampi, quindi una riforma non da poco questa, all'interno della nostra legge sul diritto d'autore, la legge 633 del 1941. E che fare in questi giorni? Invece di leggermi un bel romanzo oppure di leggermi dei bei fumetti di Dylan Dog, mi sono letto il decreto, la bozza di decreto. Perché la chiamo ancora bozza? Perché in realtà, dopo essere stata approvata in Consiglio dei Ministri, quindi probabilmente è quella definitiva, deve comunque passare da un ulteriore benestare finale del Parlamento, delle commissioni parlamentari competenti, che dovrebbe avvenire, si pensa, a settembre, cioè si spera a settembre, perché poi ho visto che potrebbero uscire anche dei regolamenti attuativi, tempo 60 giorni dalla definitiva approvazione. Quindi sarà ancora lunga, però c'è da dire, ecco, vi faccio questi commenti a caldo, a molto caldo, come ho scritto nel post, perché sto sudando, cioè si muore, è una roba insostenibile. Sono nella mia terra d'origine, nell'Odigiano, vi faccio vedere il canale Muzza, l'avete già visto in un'altra mia diretta pre-vacanze, probabilmente a fine giugno, e ve lo faccio rivedere, qua dove vengo a fare delle passeggiate per sbollire. In effetti sotto l'ombra è abbastanza gestibile, ma appena si passa il sole, nonostante siano ancora le 11 del mattino, ma pesante, davvero insostenibile. Comunque, vi stavo dicendo, cosa vi posso dire a caldo? Allora, vi posso dire, scusate ma devo ancora imparare a gestire sto coso, ok, vi posso dire che, beh, innanzitutto adesso sta passando una persona che cammina, vedrà uno che parla in diretta e dirà: sto qua non sta bene di testa, il caldo gli ha bruciato i neuroni, cosa probabile. Però che cosa vi posso dire? Che effettivamente, allora, primo dato importante è che è una riforma sostanziosa, veramente importante. Ha inserito tutta una serie di principi all'interno del diritto d'autore italiano che finora non erano mai stati contemplati. Alcune cose sono, come dire, cambia alcuni proprio principi generali, ad esempio attribuisce un vero e proprio diritto d'autore agli editori, cosa che, insomma, prima il diritto d'autore veniva sempre attribuito agli autori, i quali lo trasferivano agli editori. Adesso c'è proprio una parte in cui agli editori di pubblicazioni giornalistiche viene attribuito un vero e proprio diritto d'autore ab origine, diciamo. Questa è una delle novità. Poi tutta una serie di libere utilizzazioni, di eccezioni al diritto d'autore a favore delle biblioteche, degli enti di conservazione del patrimonio culturale, degli enti di ricerca. Questa forse è la parte più interessante e più innovativa per il mio pubblico, per le persone che seguono questa pagina. E anche se, ovviamente, come sempre succede, queste eccezioni sono sempre stemperate da delle controeccezioni, a tutta una serie di requisiti che bisogna davvero avere per potersi avvantaggiare di queste eccezioni. E poi c'è tutta la parte, che è quella pesantemente innovativa, sulla responsabilità che hanno i cosiddetti service provider, coloro che gestiscono grandi piattaforme di contenuti, piattaforme che permettono di pubblicare, raccogliere contenuti tutelati dal diritto d'autore, cioè uno per tutti, YouTube, ok, e simili,
o che ne so, Facebook anche per le foto e per i video. E per questi soggetti vengono introdotte delle regole nuove che potrebbero davvero cambiare i giochi. Questo l'abbiamo già visto nel testo della direttiva, però adesso abbiamo visto come il legislatore italiano ha pensato di, scusate, allungo un attimo, ha pensato di implementare queste regole. E ci sono delle questioni non da poco, nel senso che è uscito un articolo 2 o 3 giorni fa sul Sole 24 Ore online del collega Marco Scialdone, un avvocato che si occupa di diritto d'autore. Scusate, ma sto coso sta continuando a fare il ballerino, ok? E ha messo qualche, ha paventato qualche perplessità per una sorta di principio di obbligo a contrarre che avrebbero i titolari dei diritti e dall'altra parte gli utilizzatori, che in questo caso sono le piattaforme. Vi lascio leggere l'articolo del collega, io gli ho dato un'occhiata, non ho approfondito la questione più di tanto. Però, ecco, poi scusate, c'è un altro grande tema che è quello delle opere fuori commercio. Su quello c'è da dire che sono molto perplesso, nel senso che mi sembra di rivedere lo stesso film che si è visto qualche anno fa con le cosiddette opere orfane. Cioè una definizione generale di cosa si deve intendere per per opera fuori commercio, e poi tutta una serie di verifiche e giri che bisogna fare per essere sicuri che sia davvero considerabile come opera fuori commercio, per cui alla fine diventano davvero poche le opere che si possono considerare serenamente senza paura di conseguenze fuori commercio, che è esattamente quello che succede con la normativa articoli 69, quelli dopo il articolo 69, quelli sulla le cosiddette opere orfane, che alla fine davvero esistono da anni, non si sono mai davvero utilizzati perché difficilmente riesci a ricadere in tutti quei requisiti e tutte quelle condizioni che vengono imposte dalla legge, quindi anche lì. Ma qual è la morale di tutta questa favola? E cambio braccio. La morale di tutta questa favola è che io devo ringraziare solennemente sia il legislatore europeo sia il legislatore italiano per aver garantito a quelli come me ancora anni e anni di lavoro. E questo lo dico in tono un po' sarcastico, però è così, nel senso che il diritto d'autore si spera sempre che vada in una direzione, diciamo, di semplificazione, verso la semplificazione, ma in realtà è un continuo complicarsi, è un continuo aggiungere diritti a favore di nuovi soggetti, aggiungere condizioni sotto condizioni, eccezioni sotto eccezioni, contro eccezioni. Tutte queste nuove regole creano ulteriore incertezza. Quindi, se la speranza di molti di voi era quella che con questa direttiva e col recepimento della direttiva da parte del legislatore italiano la situazione del diritto d'autore andasse verso la semplificazione, fatevene una ragione, non è così, non sarà così. Dovrete ancora per anni incaricare gli aliprandi e gli altri specialisti, scusate, mi si è girato ancora, specialisti del diritto d'autore per farvi fare consulenze, per fare corsi di formazione. Giro, così torno indietro perché sto davvero boccheggiando. Per fare consulenze, per fare corsi di approfondimento, report per capire come interpretare la legge. Io stesso vi dico, mastico questa materia da un po' di anni. E è vero che in questi giorni sono stanco, sono in una mood mentale di mezze ferie, c'è caldo, c'è noia, tutto quello che volete. Però questo testo me lo sono letto 3-4 volte. E davvero in alcuni passaggi mi sono chiesto che caspita volessero dire, o quantomeno capisco cosa vogliono dire, ma mi sembra davvero molto molto utopistico pensare che quei principi siano facili da applicare poi nella realtà. Quindi voglio davvero vedere cosa succederà quando i giudici, prima noi avvocati nelle varie operazioni di contrattualizzazione o di transazione stragiudiziale tra parti che litigano, quindi già lì ci sarà da divertirsi,
ma voglio proprio vedere i giudici come interpreteranno alcune situazioni che sono davvero molto molto borderline, capire quando un ente fa veramente ricerca e non fa ricerca. E c'è scritto, c'è una norma che dice che se l'ente fa ricerca e questo però ricade a favore di società private, allora bisogna considerarlo esterno alla definizione, quindi non può avvantaggiarsi quell'eccezione. C'è tutta una serie di cose per cui ogni volta devi farti una serie di domande che possono rimanere senza risposta oppure che possono avere delle risposte così indefinite per cui è davvero difficile avventurarsi e avvantaggiarsi di queste nuove libere utilizzazioni. Quindi in realtà abbiamo aggiunto un ulteriore strato di incertezza. Questo è un po' il senso di tutto il mio intervento. E come vi dicevo prima, quando c'è incertezza nella lettura delle norme si fa riferimento alla giurisprudenza, che dovrebbe essere l'altra fonte del diritto poi chiarificatrice. Cioè vai a leggere come i giudici hanno interpretato queste norme, pian piano si stratificano una serie di decisioni e quindi capisci come quel principio normativo va interpretato. E quindi anche tu avvocato, anche tu dirigente dell'azienda tale o dirigente pubblico, sai che andando in quella direzione avrai un minimo di strada indicata. Il fatto è che ce n'è sempre poca di giurisprudenza su queste eccezioni, su queste nuove norme, perché io vedo quello che è successo su un'altra norma molto discussa, che è l'articolo 70,1 bis, quello del famoso opere degradate, no? Immagine musiche degradate o a bassa risoluzione, che è una norma molto innovativa che risale al 2007. Ciò nonostante, questa norma è rimasta ancora lì in una sorta di limbo, perché si attende ancora adesso, nonostante siano passati 14 anni, il regolamento attuativo di quella norma, che doveva chiarificare, doveva dare un po' di indicazioni, ma soprattutto non è mai arrivata della giurisprudenza solida che ci ha aiutato a definire cosa si intendesse per opere degradate, opere a bassa risoluzione. Quindi niente, io vado, quando faccio l'avvocato e il cliente mi chiede di fornire un'interpretazione, devo sempre mettere una serie di asterischi, vado un po' a tentoni e dico ok, questa è l'interpretazione che io darei della norma, questo è quello che la dottrina giuridica ha detto della norma, e che penso, la dottrina giuridica per chi non è del settore, è diciamo l'opinione degli esperti, ed è quella che stiamo aspettando, che non è la mia. Io non sono così autorevole per definirmi dottrina giuridica, e sono un divulgatore e un applicatore del diritto, però ecco, attendo con grande trepidazione che qualche professorone scriva un commentario a queste norme, no? Il prossimo step sarà che una volta approvato definitivamente il testo di questo decreto, usciranno i vari commentari alla nuova legge sul diritto d'autore, che è nuova fino a un certo punto perché sarà ancora la legge 633 del 1941. Hanno pensato di non cambiare, di non ristrutturarla completamente, ma solamente di inserire nuovi articoli, quindi saranno una serie di ter, quater, septies, octies, se ne andrà avanti fino all'infinito. Quindi anche a livello di orientamento all'interno del testo normativo non sarà facile. Però ecco, attendo che qualche professorone, qualche esperto, molto più esperto di me, ci indichi la strada, perché davvero a me in questi giorni, ripeto, sarà complice il caldo, sarà complice il periodo, è venuto un po' di mal di testa a cercare di capire, di venirne a capo. Sicuramente molto innovativa, sicuramente cambiano le cose, sicuramente si creeranno nuovi spiragli, ma più che altro si creerà, come ho detto prima, ironicamente, ma nemmeno molto, si creerà molto lavoro per gente come me e come altri che si occupano di questa materia a livello di consulenza, per cercare di aprire un po', andare un po' nei meandri di queste norme e capire davvero come concretamente possono applicarsi. Un'ultima annotazione: hanno volutamente ed espressamente non toccato gli articoli 107 e 108 del Codice Beni Culturali, cosa che mi lascia molto perplesso. C'era l'articolo 14 della direttiva copyright che diceva chiaramente che le riproduzioni fotografiche di opere dell'arte visiva, questa è la dizione tipica, presa pari pari dalla direttiva e riportata nella legge sul diritto d'autore, diciamo, quindi le fotografie fatte a un quadro o a una scultura che non siano di carattere creativo non devono avere un copyright, quindi vanno in pubblico dominio automaticamente, quindi le foto dei cataloghi delle mostre, le foto fatte ai quadri nei musei, via dicendo, non avranno più un diritto d'autore.
Ciò nonostante, rimane per il contesto italiano, per l'ordinamento giuridico italiano, quel diritto di riproduzione che non ha una base nel diritto d'autore, ma ha una base nella tutela dei beni culturali, che però di fatto si comporta come un diritto di riproduzione e che quindi sostanzialmente, anche se si chiama in un modo diverso, anche se non si chiama diritto d'autore, si chiama tutela sulla riproduzione dei beni culturali, ottiene lo stesso effetto, cioè di limitare le riproduzioni di opere d'arte che siano classificate come beni culturali. E quindi, boh, anche lì potevano fare una cosa fatta bene fino in fondo e invece si sono limitati al minimo indispensabile richiesto dalla direttiva. Su questo io sono molto critico, io quelle norme non le ho mai amate nemmeno un po', nonostante siano state già cambiate, un po' ammorbidite, però secondo me non, insomma, gridano abbastanza vendetta. Nient'altro, cioè vi ho già annoiato abbastanza, però vedo che ci sono state 6-7 persone che sono rimaste connesse quasi interamente a questa diretta, quindi vi ringrazio davvero. Probabilmente vi state annoiando così tanto in questi giorni pre-Ferragosto, oppure ho detto delle cose davvero davvero molto interessanti. Ad ogni modo mi riprometto di, in una situazione di maggior lucidità e tranquillità, rileggere bene il testo e magari scrivere due righe, cominciare a mettere giù due slide, schematicamente, anche non fare un proprio articolo di commento, perché ripeto, forse non sono nemmeno io la persona più adatta, però di dare qualche indicazione su quali saranno i punti dolenti di questa nuova vita del diritto d'autore, perché probabilmente questa direttiva ce la porteremo avanti per i prossimi 10-15 anni, quindi per un po' questo sarà lo scenario, ok? In cui dovremo vivere. È abbastanza rivoluzionario, quasi quanto è stato il GDPR nel mondo della privacy un po' di anni fa. Adesso si attende, alcuni me l'hanno detto, adesso attendiamo allora il recepimento dell'altra direttiva, che è quella sull'open data, che è quella sulla public sector information e open data pubblici, anche quella molto innovativa. Scadeva il 19 di luglio il termine previsto dalla direttiva per l'implementazione, per il recepimento. Ovviamente anche quello l'hanno bucato, sono in ritardo sulle altre, quindi figuriamoci su quella, e anche lì temo che si dovrà aspettare la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, per poi dare la sveglia al nostro legislatore per occuparsi anche di quello. Vedremo. Nient'altro, vi do appuntamento però a domani, non è ancora finita il delirio ferragostano della Liprandi non è ancora finito, mi fermo, scusate, perché lì c'è un pescatore, non voglio disturbarlo. Non è ancora finita perché domani ho previsto un incontro di formazione nel tardo pomeriggio. So che alcuni di voi sono presi dalle grigliate, oppure andranno al mare, andranno al lago, andranno in montagna, ma tutti quelli che sono a casa, che si annoiano, che Ferragosto non lo sopportano, che in televisione non trovano nulla di interessante, che le serie TV le hanno già viste tutte e domani vogliono riempire un'ora, circa un'oretta e 5, un'oretta e 10 del loro tempo e imparare delle cose nuove, farò questo webinar su open data e open science, gli open data applicati al mondo della ricerca scientifica, e confido che sia un'occasione utile per imparare cose nuove. Ok, è domani alle 18.30, il giorno di Ferragosto, la domenica di Ferragosto. Ho fatto una cosa così provocatoria per vedere se magari infilandomi in una nicchia trovo un pubblico nuovo, un pubblico particolare, o anche tutti quelli ricercatori, mondo accademico che lavorano all'estero, in paesi diciamo in cui il Ferragosto non si festeggia molto e che sono già quasi addirittura di fine estate, perché fra poco ricominciano in quei paesi le lezioni a fine di agosto, e quindi magari sono già in un mood lavorativo. Ok, grazie. Ok, saluto Francesca Romana che mi ha fatto un commento. Diamo, i contenuti a disposizione degli utenti di internet è talmente vasto che nessuno può capitare dalle tue parti per noia. Ah, ok, grazie, va bene, sono commosso. Quindi mi stai dicendo che le persone che sono qua, che queste sei persone che sono ancora connesse, sette persone che sono ancora connesse, sono qua perché lo vogliono. Se è così, fate un like, davvero, che mi date questa conferma. E se è così, magari datemi anche una mano a fare condividi. Non ve l'ho chiesto prima, però se mi aiutate a fare condividi di questa diretta, magari adesso la diretta si chiude, però come sapete rimane il video e quindi qualcun altro potrà avere il piacere di imparare cose nuove sul diritto d'autore. Ecco, Anna che mi scrive, certo, grazie, datemi una mano. Vi faccio gli auguri di tanti, come dire, un bel Ferragosto, di relax. Purtroppo il clima non sarà facile, nel senso che ho visto le previsioni che dicono che fino a martedì
siamo nella bolla africana e quindi ce la dobbiamo beccare. Io sono venuto a farmi una passeggiata adesso, ma già adesso che sono le 11 del mattino si muore, quindi probabilmente oggi pomeriggio o mi infilerò in una piscina oppure mi chiuderò in casa con l'aria condizionata a leggere norme sul diritto d'autore, probabilmente, no, forse no, non mi voglio così male. Ok, dai, buon Ferragosto, ci vediamo comunque domani sera 18:30 qua sulla pagina, ok? Ciao a tutti, grazie.